portarle per essere timbrate in un Parlamento addomesticato e ricattato dal pietismo televisivo, questo dovrebbe terrorizzarci. Colleghi, lasciamo parlare la senatrice Bonino. È un governo, ma uno Stato che entra nel letto dei pazienti, ovviamente a fin di bene, che è sempre stata la giustificazione di tutti gli orrori della storia, il fondamento di ogni totalitarismo, e che tende a non uscirne più se qualcuno non lo ferma, tutto questo dovrebbe terrorizzarci e terrorizzarvi. Solo in Italia pare chi pure si proclama liberale può non vederlo. E questo, oltre il calvario di una famiglia, è ciò che in queste ore disperanti è in gioco anche per coloro che dicono di non avere opinioni sulla situazione in Claro e si credono fuori dalla tragedia. Non lo siamo, non lo siete. In un Parlamento che ritiene che 50 minuti siano sufficienti a togliere la libertà ai cittadini, tutti quanti, è la libertà ai cittadini che è in gioco, questo dovrebbe terrorizzare innanzitutto voi, innanzitutto chi crede nelle libertà. Qui non è un problema di destra e di sinistra, chi è qui e tra chi è liberale e chi non lo è, tra chi è laico e chi non lo è. Oggi voi state dando un ulteriore colpo durissimo al già pesantemente distrutto stato di diritto nel nostro paese. Per questo la rivoluzione più padre accanto al quale noi siamo, e ricordate, signori della maggioranza, che quando uno dice io non lo farei e improvvisamente diventa e quindi nessuno lo deve fare, questo è lo stato totalitario, questo è lo stato etico, questo è l'inizio che voi ci presentate.